Allora, ragazzi, vediamo come si apre l'associazione di Rogers e come fare una simulazione con il progetto in OMS. Prima di tutto bisogna aprire la console, quindi andate nella cartella dove avete scaricato la console. Per chi ha Windows deve aprire console.bat. Quindi apriamo la console. Per aprire il progetto, io l'ho già aperto ma lo riapro, dovete cliccare nell'icona qui in alto a destra, cercare tramite questa finestra il progetto che io ho in desktop. Se si apre, desktop, Hydrolab, esercitazione di Rogers, progetto. Devo semplicemente cliccare sulla cartella, non aprirla. Quindi cliccare e poi cliccare su Open. Si aprirà direttamente questa schermata. Un attimo che... Allora, se volete aumentare lo zoom, quello che sto facendo io per farvi vedere meglio, bisogna andare sull'ingranaggio, quindi impostazioni, view, e aumentare qui il formato. Penso che così può andare bene. Allora, come abbiamo visto prima, qui vi sono una serie di commenti. Allora, bisogna prima di tutto definire la data iniziale e la data finale. Vedete qui che è il 1º gennaio del 2000, alle 00. Diciamo, questa simulazione viene fatta dal 1º gennaio del 2000, ma io posso mettere qualunque giorno, il 25. Dal 25 gennaio del 2000 fino al 26 gennaio, per esempio, del 2001. L'ora, anche in questo caso, io ho messo 00, ma posso dire che voglio che finisca alle 10 di mattina, quindi alle 10:00. Intervallo temporale ho messo 60 minuti. Questo è il time step. Quindi, allora, io vi sto facendo vedere come avviare una simulazione considerando che abbiamo già i dati delle serie temporali pronte. Quindi, supponendo che io ho una serie temporale di precipitazione ogni ora e un flusso al fondo che voglio considerare nullo, quindi poi ho una serie temporale ogni ora di zeri, che deve essere nulla. Quindi, time step 60. Questa è la parte delle componenti che vi ho fatto vedere poco fa nelle slide, quindi abbiamo il reader, il solver e quant'altro. E qui iniziano i parametri. Questa è la parte importante. Allora, il reader nel CDF, quindi qui dovete inserire la griglia. Ovviamente, come vedete, allora, OMS Project è il percorso file della cartella che abbiamo aperto prima. Quindi OMS che vedete qui in alto. OMS Project Research 1D Master. Lui riconosce che l'OMS Project, per come è stato scritto, il modello su OMS, è esattamente questa cartella in alto. Quindi poi gli dico che la mia griglia si trova dentro Data. Infatti, se vedete, io ho la cartella OMS Project, poi si trova dentro Data ed effettivamente ho Data. Poi abbiamo Grid Net CDF e qui c'è la mia griglia, Grid Test 22 Inverse. Dopodiché abbiamo qui la parte della curva di ritenzione, quindi Wangen-Ucten Kosugi, è nel caso in cui volete modificarla, o semplicemente voi stessi scrivete qui, per esempio, se vogliamo utilizzare Kosugi, manualmente scrivete Kosugi, o se volete essere anche più veloci, potete benissimo selezionare copia e incolla e modificate. Stessa cosa poi per la conducibilità idraulica in satura.
Ragazzi, se ci sono domande, mentre vi faccio vedere questa parte del codice, che è quella che poi voi stessi dovrete modificare, fermatemi. Quindi poi c'è la parte di Ronan, quindi fare variare la conducibilità idraulica in funzione della temperatura. Questa è la parte di dove si mensura la temperatura, i dati che non si devono cambiare, le condizioni al contorno, top Neumann per il top e per il bottom le quattro tipologie. Una cosa importante che avevo dimenticato, non modificate mai quello che c'è scritto nella prima parte della stringa in fucsia. Vi ho detto prima che la parte in rosa è la parte di codice che voi potete modificare. Sì, questo è vero, ma dovete modificare solo la parte di destra, perché Solver Top BC Type è una delle grandezze, una delle variabili del modello, che si chiama in questo specifico modo. Quindi questo non lo dovete mai modificare, così come per tutte le altre grandezze. Quello che dovete modificare è la stringa di destra, però coerentemente con quello che c'è scritto qui nei commenti, cioè proprio uguale a quello che c'è scritto nei commenti. Quindi, per esempio, se vogliamo utilizzare per la condizione al bottom la di Richelieu, io, per dirvi, ieri volevo utilizzare di Richelieu, ho semplicemente scritto di Richelieu qui e non funzionava, perché il modello sa che la condizione al contorno di Richelieu si chiama bottom di Richelieu, e quindi si deve scrivere esattamente così. Poi, conducibilità idraulica dell'interfaccia, massimo, ma possiamo mettere media per esempio. Poi, il metodo di risoluzione, scegliete sempre nested Newton. Questo il solver time step non modificatelo perché è la conversione sostanzialmente del time step in secondi. E qui c'è il time delta, quello che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato poco fa. Io in questo caso ho messo 1800, ma se volessi una soluzione molto accurata, per esempio, potrei decidere che l'equazione di Richards voglio che venga risolta ogni 5 minuti. Quindi qui inserire 300, perché ricordatevi che qui deve essere inserito in secondi. Però vi dico anche che avere una precipitazione ogni ora e fare risolvere l'equazione di Richards ogni 5 minuti, diciamo che non ha grande senso, cioè non è funzionale avere una soluzione ogni 5 minuti, data però una pioggia ogni ora. Può avere senso invece, come avevo fatto prima, avere una pioggia ogni ora, ma risolvere l'equazione di Richards ogni mezz'ora. Se invece, per esempio, voi avete le informazioni della precipitazione ogni 10 minuti, per esempio, qui potete mettere 5 minuti, in quel caso ha senso fare un calcolo e quindi sfruttare al massimo il modello ogni 5 minuti. Dopodiché abbiamo qui diciamo i path per i file CSV delle condizioni al contorno. In questo caso ho un file per le precipitazioni che ho generato casualmente. O l'ho scaricato, in questo momento sinceramente non mi ricordo. Comunque ho un file di precipitazione ogni ora e al bottom, al bottom io ho un file in cui ho tutti i zeri. Ora, una cosa importante, per le condizioni al contorno al fondo. Ora, voi penso vi state chiedendo, se non ve lo chiedete ve lo dico io. Per esempio, la condizione al contorno di free drainage, cioè il drenaggio libero dovuto alla gradiente di gravità, non è che ha bisogno di una condizione al contorno al fondo, perché comunque il drenaggio viene calcolato dal modello in base alla velocità della componente di gravitazionale, quindi non ha bisogno di una condizione al contorno. E invece sì, il modello ha sempre bisogno di una time series messa come condizione al contorno al fondo, anche se poi lui non la userà, perché
perché comunque la legge, ma nel caso in cui c'è la free drainage, lui non la usa, ma è necessario al fine di fare girare il modello, quindi è solo una cosa, diciamo, una caratteristica, possiamo dire, computazionale, informatica. Lui ha bisogno di avere una time series con l'intervallo temporale del time step. Spero di essere stata chiara. Se non sono stata chiara, ditemelo. Dopodiché, qui abbiamo il nome della nostra simulazione, che verrà salvata nella cartella, diciamo, madre, nella sottocartella output. Avremo questo risultato. E infine, anche qui, come vi ho fatto vedere nelle slide, è possibile inserire un commento. Qui, per esempio, possiamo scrivere, non lo so, prova simulazione 1 del 22 05 2020. E poi ok. Per esempio, qui ci sono tutte le connessioni. Quindi, una volta che abbiamo modificato il sim file per come vogliamo, abbiamo messo il nome della nostra simulazione, abbiamo fatto tutto quello che serve, la simulazione si avvia semplicemente premendo il play, che vedete qui. Qui vedete, lui sta facendo una simulazione ogni ora e stampa video che sta risolvendo Richards, o meglio, vi sta stampando Richards alle ore che vedete, è velocissimo. E poco fa, in circa 40 secondi, ha fatto una simulazione di un anno. Questo perché la velocità è data però sostanzialmente non solo dal passo temporale del time delta, quindi della risoluzione dell'equazione di Richards, ma anche dalla tipologia di griglie che usiamo. Perché in questo caso io ho utilizzato una griglia che ha uno spessore di volume di controllo di circa 5 centimetri. Ma se per esempio, quindi nel mio caso il numero di celle era circa 300. Ma se lo stesso calcolo deve essere fatto con una griglia molto più fitta, che quindi per esempio ha 1000 volumi di controllo, il tempo aumenta notevolmente. Io per esempio per una simulazione ho dovuto fare un calcolo con una griglia di 1000 volumi di controllo con un time step di 5 minuti, quindi una soluzione assolutamente molto molto dettagliata. E ha impiegato all'incirca un'ora. Quindi questo per farvi capire come cambia il tempo. Però per le vostre simulazioni non è neanche necessario avere griglie così fitte. O magari potrebbero essere fitte in superficie e meno fitte al fondo, come vi ho fatto, diciamo, come abbiamo discusso quando abbiamo parlato della creazione della griglia. Il file è stato scritto. Quindi ci dice che il file è stato scritto, non ci sono stati errori, quindi la scrittura ha avuto successo ed è stato scritto in questo percorso file. È stato fatto questa volta in 70 secondi. Ora vorrei farvi vedere. Io ho la. Vorrei farvi vedere come si stampa un errore, cioè nel senso che cosa succede. Io per esempio ieri qui invece di scrivere bottom di Richle ho scritto di Richle. Se io faccio play, ecco, questo è un errore. Dici perché ce lo sta facendo vedere? Perché vi capiterà che spunteranno degli errori. E nel momento in cui succede che vi spunta un errore, analizzate bene intanto quello che avete inserito come variabili. Quindi io ieri ho detto la prima cosa che ho sbagliato, diciamo, la prima cosa che ho visto è stato che variabili ho messo come stringa e mi sono accorta subito che qui mancava bottom. Però, per esempio, un'altra cosa che potrei farvi vedere è una data mancante. Quindi se io per esempio metto
invece del 2000 metto il 1900, 1990. Dal 1990 faccio run, mi dice "The data are not aligned" con l'intervallo della simulazione. Quindi mi sta dicendo controlla anche i tuoi data file. Quindi comunque questa parte, quando spuntano gli errori, un po' cerca di comunicarvi in quale punto può essere l'errore, quindi leggete attentamente, soprattutto le prime righe in cui vi dice esattamente qual è l'errore. Ragazzi, quindi questa è la console con il modello di Richards e la simulazione di Richards. Vi ho fatto vedere un po' come modificare le variabili, vi ho spiegato come. Cosa significano i vari parametri che dovrete voi modificare e giocarci anche ai fini poi di avere diverse simulazioni per l'esame. Quindi se ci sono domande, avete dubbi, curiosità. Prof, a me per esempio da un errore, Ok. mi permetto di aver copiato giusto come aveva messo lei i dati. L'unica cosa che avevo diversa io era che il file, quello, il grid test 22, era senza il trattino inverso, cioè era semplicemente grid test 22. Invece lei aveva il trattino inverso, però per esempio io non ho l'inverso, non l'ho messo, ecco. Vabbè, quella era un'altra, si chiama, quella si chiamava inverse perché ho fatto diverse simulazioni in questi giorni, quindi avevo fatto una griglia inversa, ma se non sbaglio nella cartella c'è questo No, grid. infatti, c'è grid test 22, c'è. Comunque, poi ho lanciato la simulazione e l'errore che mi dice è expectation in component, Richards 1D solver, punto, col Richards solver, poi chiocciola 16 e via dicendo. Mi dice che l'errore dovrebbe essere là, però non. Posso condividere lo schermo se vuole? Allora, intanto